Fino adesso abbiamo parlato di grandi moto moderne che comunque hanno segnato la storia del motociclismo. Ci troviamo qui con Carlo Fasola dell'officina appunto Carlo Fasola con una moto molto particolare. Una moto Guzzi che viene dal passato ma che tuttora solca le piste moderne italiane. E lascio comunque a lui la parola per presentare la moto, ma anche per parlare dei suoi grandi successi. A te la parola, Carlo. Sì, buongiorno, questa è la moto Guzzi Le Mans. Allora, la base è un Le Mans prima serie, solo che ha il motore delle Le Mans 3, 81, teste quadre, trasformato 1000, che originale ero 850. Praticamente è una special in tutte le sue parti, perché di Guzzi ormai non c'era quasi più niente. Ha una forcella Marzocchi. I cerchi sono magno in magnesio. Trasmissione, un cambio di denti dritti. E con queste moto si fanno gare di moto classiche. In particolar modo io faccio il trofeo Guzzi, che è un trofeo per moto d'epoca e classiche, su svariate piste italiane. Beh, ci puoi concedere qualche informazione sulle tue prestazioni che sono di tutto rilievo? Sì, beh, 3 anni che c'è questo trofeo si fa, praticamente è una regolarità in pista, solo che c'è un premio per i primi assoluti. Diciamo che l'anno scorso, 2 anni fa, ho fatto tutti i primi assoluti e ho fatto la seconda posizione della regolarità del trofeo, il primo anno, il secondo anno ho fatto il terzo posto, il terzo anno ho fatto il terzo posto ancora. Ti ringrazio tantissimo Carlo per questa presentazione che sicuramente infiammerà gli animi di tanti appassionati. Prego.